Risotto alla monzese è il piatto tipico della città di Monza e sembra che ogni monzese ne abbia una sua versione personale. Gli ingredienti di questa ricetta sono la salsiccia, che è l'ingrediente principale, al quale vengono aggiunti altri ingredienti come il vino bianco per sfumare, lo zafferano, anche se sembra che la ricetta più autentica non lo preveda. E questo piatto viene utilizzato il giorno di Natale. L'olio del Garda è un olio extravergine d'oliva, denominazione d'origine protetta. Ho ottenuto questa certificazione il 25 novembre del 97. La cultivar con la quale si ottiene quest'olio è la Casaliva, che è una specie del lago di Garda. Le coltivazioni di olivi per produrre quest'olio sono esposte alla latitudine più a nord del mondo. E questo è dovuto al lago di Garda, che crea un microclima mediterraneo adatto per coltivare gli olivi. Le zone di produzione sono le province di Brescia, Trento, Mantova e Verona. Il colore va dal verde al giallo, ha un odore fruttato che può essere leggermente forte o medio. Il sapore è fruttato con accenni di amaro e piccante ed ha un leggero retrogusto di mandorla. Come primo piatto abbiamo il risotto alla milanese. Gli ingredienti che lo compongono sono il riso carnaroli, burro, zafferano, parmigiano reggiano, cipolla, il tutto bagnato con del brodo bianco di vitello e infine possiamo decorare il piatto con del prezzemolo tritato. I vini bianchi da tavola si dividono in vini fini e vini comuni, ma tutte e due queste categorie devono rispettare le stesse caratteristiche dei vini bianchi da tavola: la gradazione, il colore, la provenienza e il luogo in cui è avvenuto il procedimento per produrlo. In base alle uve si possono produrre vari tipi di vino e di colore. Il mosto che si utilizza per fare questo vino sono di uve bianche, contiene il 70-80% di acqua e tra lo 0,5 e 1,5 di acidi organici, sali minerali, vitamine e tra il 17 e il 30% di zucchero. I difetti organolettici che può presentare questo vino è odore di tappo all'apertura della bottiglia, odore di fecia o sapore di muffa venuta durante la fase rossa. Tradizione tipica lombarda.
E gli ingredienti che lo compongono sono l'osso cupo di vitello, una brumosa di sedano parato e cipolla con un trinto di aglio e rosmarino, il tutto rosolato dentro l'olio d'oliva extravergine e cotto in un fondo bianco di vitello, e poi come decorazione si può aggiungere della scorza di limone grattugiata e del prezzemolo. Never 21 when everyone's a sailor, coming up strong at the animal bar. Ever loving mug of Mr. Norman Mailer, turn another page at the animal bar, and it won't be long. No, it won't be long. No, it won't be long. Because it can't be long. The cry of isolation. È ricavata dalla macinazione dei cereali e per legge non può contenere più del 14,50% o del 15,50% del tenore idrico. Ci sono diversi tipi di farina, da quella di mais a quella di frumento, a quella di tipo 0, a quella di tipo 00, che usano per quella di tipo 00. La farina in cucina ha diversi utilizzi, dall'addensare salse alla preparazione del pane alla preparazione di dolci. La forza della farina, sì, cioè la forza della maglia glutinica della farina si misura con la lettera W, che sta a indicare la forza della maglia glutinica della farina, che più assorbe acqua, più si rinforza. Never 21 when everyone's a sailor, coming up strong at the animal bar. Ever loving mug of Mr. Norman Mailer, turn another page at the animal bar, and it won't be long. No, it won't be long. No, it won't be long. Because it can't. Profession and it won't
Il vino abbinato per eccellenza al piatto dell'ossobuco alla milanese è il Belvedere dell'Oltrepomponese. È un vino DOC, di origine, denominazione di origine controllata, istituito al decreto del 22 ottobre del 1987, ma ufficializzato tramite gazzetta ufficiale il 14 aprile dell'88. È di colore rosso rubino intenso, limpido e brillante, ha un sapore tannico, frizzante e acidulo. È un vino che vi ha servito a una temperatura ambiente, quindi dai 16 ai 18 gradi, ha una gradazione alcolica che può variare dall'11,5% al 13%. Centro di una disputa accademica fra la cucina italiana, detta milanese, e quella austriaca, detta viennese. La cotoletta milanese già esisteva in Austria, infarinata, a differenza di quella alla milanese, che viene prima passata nell'uovo ed è impanata. La storia della cotoletta milanese in Italia del 1148 ad un prendere venne Pietro Verri, gli viene servito alla terza portata il lombuscum, che sarebbe l'ombate di vitello, cioè la cotoletta. E il colore del guscio dipende dalla razza dell'animale, ma non ha nessuna influenza sulle caratteristiche sensoriali e nutrizionali del luogo. Invece quello del tuorlo dipende dai pigmenti contenuti nel mangiare dell'animale o aggiunti intenzionalmente per ottenere la gradazione di colore a preferenza del consumatore. Negli uccelli l'albume è costituito da tre strati, due esterni più fluidi e uno interno che tende a rimanere attaccato all'uovo quando lo si rompe. La composizione dell'uovo è di circa 65,5 d'acqua, 12,4 di proteine, 11,5 di sali minerali, 0,5 di carboidrati e 12,5 di grassi.
Veniva coltivato fin dai tempi più remoti nei paesi di tutta l'area mediterranea come la Palestina e successivamente si diffuse anche in Italia, in Egitto e in Grecia. L'olio fin dai tempi più remoti veniva utilizzato oltre che come condimento a tavola per ungere i corpi dei soldati nelle battaglie. L'olio si ricava in due fasi, una è la raccolta che si effettua quando le olive hanno raggiunto il giusto colore è un buon punto di maturazione, dopodiché si procede con l'estrazione. L'olio d'oliva ha ottime proprietà nutrizionali, contiene acidi grassi poliinsaturi e contiene 9 kcal ogni grammo, è facilmente digeribile ed è privo di colesterolo e fa bene al cuore perché aiuta a combattere le malattie cardiovascolari del sangue e trasporta anche le vitamine liposolubili. I limoni rappresentano frutta a cedola. I limoni non possono essere considerati come frutta perché sono troppo aspri, perciò sono utilizzati per fare limonate dolci e come condimenti sui cibi e nel tè. Dalla buccia si producono canditi e si estrae un olio essenziale destinato alla profumeria. Il limone è frutto della pianta di limone. Da limone si può usare il succo e la buccia. Il colore di limone è giallo, l'odore aromatico e il sapore è aspro. I limoni hanno un contenuto glucidico minore e hanno molti acidi organici, in particolare l'acido citrico sono ricchi. Chiaro ed ha una caratteristica muffa di color bianco in superficie. Il tempo di produzione è pari a 8 settimane.
È un formaggio mole a pasta cruda, è prodotto dal latte vaccino intero. La sua crosta è morbida e sottile, il suo sapore è dolce e aromatico. Proviene dall'America meridionale, è importata in Europa nel 500 dagli spagnoli. È un tubero dalla forma oblunga e tonda, la buccia color bruno chiaro o rossiccio, dalla polpa gialla o bianca. Si adatta a svariate preparazioni, si può usare sia come contorno che come primo piatto. La polpa bianca, la patata a polpa bianca, viene usata per farla i purè, gli gnocchi o le crocchette, mentre la polpa gialla viene usata per le fritture. La patata è compatta ed ha sapore amarognolo. È fonte di vitamina C ed ha un ridotto valore calorico. Se mangiata cruda è nociva per la salute e, cosa molto importante, anche i suoi frutti e le sue foglie sono molto nocive per la salute.
pepe nero proviene dall'India del Sud, è coltivato in India e nei paesi tropicali. Il frutto maturo si presenta come una bacca a color rosso scuro che contiene un solo seme. Viene consumato essiccato o in polvere o intero, però è meglio usarlo macinato in polvere. L'erba cipollina proviene dalla Cina, predilige terreni freschi e ricchi, si presenta come crespi alti anche 30 cm. Le proprietà organolettiche dell'erba cipollina, stesso odore e stesso sapore della cipolla, si presentano quindi come fili d'erba, solo che sono un po' più spessi e un po' più grossi, al tatto è liscia. L'effetto sulla salute è che è una spezia molto diretta. Paradiso è un dolce molto delicato e semplice, preparato come la pan di Spagna, ma con l'aggiunta di scorza di limone grattugiato e il burro nell'impasto. Il risultato è una torta alta, soffice e molto saporita, che anche alcuni dopo giorni mantiene la sua fragranza e anche un'ottima base da farcire. Il dattero è una palma che cresce sin dall'antichità nelle oasi dell'Africa settentrionale e nel Medio Oriente.
I datteri sono piccole drupe di colore marrone ambrato riunite in grappoli. Si consuma fresco e essiccato ed è anche un ingrediente di alcuni dolci a base di frutta secca. La palma del dattero comincia a fruttificare a partire dal terzo anno di età e può vivere oltre 300 anni, arrivando a produrre nelle annate migliori fino a 50 kg di dattero. La nocciola è un frutto oleoso, il frutto del nocciolo, che è una pianta coltivata dall'uomo fin dall'antichità. Dopo le mandorle sono il frutto più ricco di vitamine E. Le nocciole contengono inoltre grassi monoinsaturi in grado di abbassare il livello di colesterolo e dei trigliceridi. La nocciola è di colore verdino, inizialmente marroncino.